ritornate a me, dice il Signore. È il leitmotiv della Quaresima. L'abbiamo ascoltato domenica scorsa, lo riascoltiamo oggi. In un modo un po' particolare, cosa vuol dire ritornare a Gesù? Allora, oggi Gesù fa fare ai suoi tre discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, un bel percorso, un bel cammino. Lo faremo insieme, perché è il nostro cammino, per arrivare al monte della trasfigurazione. Da dove si parte? Si parte dalla pianura, si parte dalla croce. Gesù, pochi giorni prima di portare quei tre discepoli sul monte e farsi vedere come veramente è, aveva detto loro: io dovrò patire molto, essere perseguitato, fino a morire in croce. E Pietro gli aveva detto: no, 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 questo non ti succederà mai, non lo permetterò mai. Si parte dalla croce. Vedete, noi molte volte di Gesù abbiamo questa immagine, l'immagine della croce, che molte volte ha un po' le croci delle nostre giornate, molte volte la croce è abbinata alla sofferenza. Quando siamo qua in pianura, molte volte il dolore, la sofferenza, la tristezza, vi capita, ragazzi, ogni tanto, di avere sempre qualcosa che non funziona, qualcosa che non va. Avere un po' il cuore triste, pesante, avere un po' come Gesù la croce. E allora Gesù li prende per mano e fa fare loro un percorso. Il luogo di partenza che Gesù prende è la pianura. La pianura è il luogo della quotidianità, dove andiamo a scuola, dove ci divertiamo, dove incontriamo gli amici, dove facciamo delle cose insieme agli altri. Ma è anche il luogo dove molte volte la sofferenza, la croce, molte volte di Gesù abbiamo un po' un'idea pesante, qualcosa che bisogna fare, un modo di vivere che bisogna mettere in atto. Allora ogni tanto abbiamo bisogno di salire un po' in alto per capire il nostro pensiero e per capire il pensiero di Dio. Ogni tanto bisogna stare un po' soli con Gesù. E allora Gesù prende quei tre amici dalla pianura, li fa camminare su un alto monte. Salire in alto, mamma mia che fatica. Se la saranno chiesta anche quei tre discepoli, perché fare tanta fatica? Non possiamo tornare indietro? La discesa è più facile. E poi, Signore, che cosa ci porti a fare lassù? Cosa c'è di bello da vedere proprio su un monte? Ma Pietro nel cuore aveva ancora la croce. Quella volta in cui ha detto a Gesù: no, no, non ti succederà mai che tu vivi la passione, la morte in croce, ma stiamo scherzando. E Gesù l'aveva un po' rimproverato. Vedete, la croce non è il primo simbolo dei cristiani. Arriva dopo più di 300 anni con l'imperatore Costantino. Il simbolo era il pesce, l'ancora, l'alfa, l'omega, i pani. Era un Gesù all'inizio e alla fine della vita. Un Gesù che spezza il pane, che distribuisce e moltiplica i pesci. Un Gesù che è l'ancora della nostra vita. Tutti questi pensieri erano nella mente di Pietro, eppure stava salendo. Forse non aveva ancora compreso che Gesù voleva fargli capire qualcos'altro. Voleva fargli capire che dal monte le cose si vedono diversamente che dalla pianura. Anche Gesù si vede diversamente. Prima di tutto le cose sono più lontane, in pianura le abbiamo lì vicine, momento dopo momento. Vedete, quando in pianura sembra che la croce ci sconfigga nel dolore, sul monte invece la croce diventa vincente. E lo fa proprio Gesù, perché in quel momento le sue vesti diventano candide come la neve. E a un certo punto
si trova vicino due personaggi, Mosè ed Elia. Erano due personaggi dell'Antico Testamento. Mosè era salito sul monte per ricevere i comandamenti. Elia era salito sul monte per cercare la presenza di Dio e scappava proprio dalla sofferenza, lo stavano inseguendo, volevano ucciderlo. Tutti e due volevano vedere il volto di Dio. Quando Dio passò sul monte Horeb, Mosè si velò il volto. Quando Elia sentì passare Dio non nel fuoco, nel terremoto, nel vento impetuoso, ma nella brezza leggera, si velò il volto. Avevano timore di vedere Dio faccia a faccia. «È bello per noi stare qui», disse Pietro. «Non scendiamo più giù. È troppo bello. È come quando viviamo una cosa bellissima nella vita e poi la ricordiamo solo più, la vorremmo sempre, per tutti i giorni. Un abbraccio, uno sguardo, un momento bello con gli amici, con papà e mamma, a scuola. E quel momento lì lo vorremmo vivere per sempre. Anche Pietro dice così sul monte. È bello. Facciamo tre tende, una per me, per te, una per Mosè, una per Elia. Stiamo qui, non scendiamo più giù. È bello, Signore, stare qui. Qui in pianura ci hai riportati giù. Volevamo fermarci lassù, facendo tende, vivendo per sempre, e tu ci hai fatto fare un percorso, dalla croce alla risurrezione, alla trasfigurazione. Allora è bello per noi stare qui, Signore, per le volte in cui ti portiamo risorto, gioiosi. Gesù ama la felicità. Gli brillano gli occhi. È luce. Allora aiutaci in questa Quaresima, Signore, a far sì che anche i nostri occhi brillino di felicità. Perché ci hai preso per mano e ci hai detto che per ritornare a te bisogna salire sul monte e fare un percorso, a volte un po' difficile, dalla croce alla risurrezione. Sei trasfigurato nella mia vita, hai cambiato, ti vedo diverso, hai cambiato per me il tuo modo di essere e mi piaci tanto così perché è bello stare con te così.